anche per la serata, indovinata, perché qui è una lacuna nostra del comitato quando facciamo i corsi allenatori e come si fa a lavorare in gruppo e rispettarsi e a supportarsi e crescere insieme. E Don Adriano ha gestito un po' tutto questi giovani che nel frattempo sono diventati genitori, adesso nonni, e comunque abbiamo avuto proprio la fortuna di avere dei pastori che hanno lavorato un terreno, forse anche fertile, comunque davvero un grazie davvero di cuore, e a questo punto parlo come sindaco, a queste società e a questi oratori. Grazie davvero. L'importanza di educare attraverso lo sport in un oratorio. Questo è il tema attorno al quale venerdì scorso in compagnia di Don Alessio Albertini, così come 10 anni orsono insieme a Bruno Pizzul, la comunità sportiva dell'USSGB Sartirana si è ritrovata a riflettere in occasione di un'importante ricorrenza. Una scelta ben precisa quella del gruppo dirigente del sodalizio meratese, al centro delle attenzioni in questa stagione per le celebrazioni del 50° di fondazione. Non una monotona ripetizione di un tema come un altro, ma un momento per riconsiderare l'elemento fondamentale per ciascun gruppo sportivo oratoriano, l'educazione attraverso lo sport. Ad entrare in relazione con Don Alessio è stato un buon numero di dirigenti, allenatori, genitori ed anche atleti, coordinati dal presidente Raineri Perego. Sul palco dell'auditorium dell'oratorio, anche il sindaco di Merate, Andrea Massironi, atleta di punta e poi apprezzato dirigente del sodalizio. Come una società sportiva può aiutare un giovane ad affrontare nel migliore dei modi la propria realtà? Questa è la domanda che ha fatto da filo conduttore all'appassionato intervento di Don Alessio, che, secondo il suo stile, ha impreziosito il suo incedere citando esperienze di sportivi ed anche brani di diversi autori, alternandole con simpatiche battute. Facendo al ragazzo alcuni simbolici regali, ha risposto. Innanzitutto un pallone, segno della soddisfazione e del piacere che un ragazzo prova quando gioca e fa qualcosa di bello. Poi una porta, che rappresenta l'obiettivo da raggiungere, che non è la vittoria in assoluto, ma il miglioramento, quello che arriva con la fatica. Terzo regalo è l'arbitro, figura che chiede al giocatore di assumersi le sue responsabilità. Quindi la panchina, come logo della volontà di dare a tutti la possibilità di provarci. Infine la sconfitta, per imparare a sapersi rimettere in piedi e riprovare. Tutte attenzioni importanti, segnali di una comunità educante che non vuole lasciare soli i propri ragazzi e giovani, che hanno più che mai bisogno di incontrare adulti riusciti che non riversano sui ragazzi le proprie illusioni, ma che li accompagnano sulle strade della loro esistenza, indicando loro una rotta, un orientamento. L'importanza di educare attraverso lo sport in un oratorio. Questo è il tema attorno al quale venerdì scorso in compagnia di Don Alessio Albertini, così come 10 anni orsono insieme a Bruno Pizzul, la comunità sportiva dell'USSGB Sartirana si è ritrovata a riflettere in occasione di un'importante ricorrenza. Una scelta ben precisa quella del gruppo dirigente del sodalizio meratese, al centro delle attenzioni in questa stagione per le celebrazioni del 50° di fondazione. Non una monotona ripetizione di un tema come un altro, ma un momento per riconsiderare l'elemento fondamentale per ciascun gruppo sportivo oratoriano, l'educazione attraverso lo sport. Ad entrare in relazione con Don Alessio è stato un buon numero di dirigenti, allenatori, genitori ed anche atleti, coordinati dal presidente Raineri Perego. Sul palco dell'auditorium dell'oratorio, anche il sindaco di Merate, Andrea Massironi, atleta di punta e poi apprezzato dirigente del sodalizio. Come una società sportiva può aiutare un giovane ad affrontare nel migliore dei modi la propria realtà? Questa è la domanda che ha fatto da filo conduttore all'appassionato intervento di Don Alessio, che, secondo il suo stile, ha impreziosito il suo incedere citando esperienze di sportivi ed anche brani di diversi autori, alternandole con simpatiche battute. Facendo al ragazzo alcuni simbolici regali, ha risposto. Innanzitutto un pallone, segno della soddisfazione e del piacere che un ragazzo prova quando gioca e fa qualcosa di bello. Poi una porta, che rappresenta l'obiettivo da raggiungere,
che non è la vittoria in assoluto, ma il miglioramento, quello che arriva con la fatica. Terzo regalo è l'arbitro, figura che chiede al giocatore di assumersi le sue responsabilità. Quindi la panchina, come logo della volontà di dare a tutti la possibilità di provarci. Infine la sconfitta, per imparare a sapersi rimettere in piedi e riprovare. Tutte attenzioni importanti, segnali di una comunità educante che non vuole lasciare soli i propri ragazzi e giovani, che hanno più che mai bisogno di incontrare adulti riusciti che non riversano sui ragazzi le proprie illusioni, ma che li accompagnano sulle strade della loro esistenza, indicando loro una rotta, un orientamento.